Ciao a tutti cari amici, dunque benvenuti in questo nuovo video, un video molto simile a quello dell'anno scorso, visto che anche quest'anno il Como Women è venuto a fare il ritiro pre-campionato qui a Marileva dove sto io in ferie e ho fatto praticamente, loro hanno fatto dal 31 a stamattina che è il 9 e io ho fatto praticamente tutti i giorni dall'1 al 9 a andare a vedere gli allenamenti. Innanzitutto il ringraziamento a tutta la società del Como, in particolar modo a Miro e Bobo che mi hanno veramente fatto sentire, diciamo, dire di famiglia per modo di dire, ma comunque si sono tutti ricordati di me e questo mi ha fatto un piacere immenso perché non è, sono quei gesti che secondo me non sono mai scontati. E ringraziamento al mister che si è ricordato anche lui di tutto di quello che abbiamo parlato l'anno scorso. Insomma, mi si è ricordato. Abbiamo parlato un po' anche di tango, no? Perché giustamente essendo argentino, no? Ringraziamento a tutte le ragazze che sono state gentilissime e non hanno mai fatto mancare né foto né autografi né niente di niente. Ringraziamento particolare per Antonio, il collaboratore tecnico dei portieri, Antonio Asile, veramente collaboratore dei portieri, allenatore dei portieri del Como che è stato veramente con me, veramente, io direi, commovente quasi a volte, infatti è stato veramente gentilissimo, abbiamo fatto delle bellissime chiacchierate di calcio parlando tranquillamente e mi ha regalato i pantaloni con la dedica che tengo gelosamente nella mia collezione di memoriglia di calcio e la tengo con veramente, la terrò con veramente orgoglio perché veramente credo che sia tutto uno staff di altissimo livello e tutto lo staff proprio in generale, compreso appunto Antonio, che penso sia un fuoriclasse nel suo modo di insegnare ai portieri, così come credo che lo sia Sebastian Della Fuente, cioè credo che il mister sia anche lui un grandissimo allenatore, lo dissi l'anno scorso. Io l'anno scorso, se vi ricordate, pronosticai il Como vincitrice del campionato, comunque che Como che veniva su in Serie A. Chiaro che quest'anno non si può pronosticare un Como vincitore del campionato, è inutile star lì neanche a pensarci, insomma, sarebbe proprio ingiusto anche dire una cosa del genere. Tra l'altro, ho visto una bellissima partita amichevole che hanno fatto contro il Cittadella Women ed è stata una partita veramente bellissima, secondo me, perché è stata già una partita molto tattica, nonostante il Como, secondo me, era più imballato di gambe rispetto al Cittadella, però è stata comunque una bellissima partita, molto godevole, finita 2-1 per il Como. E sono convinto che il Como si sia rinforzato, che qui abbia fatto un mercato spettacolare, che si sia veramente forse rinforzato tanto, nel senso che abbia fatto le cose veramente fatte bene. E adesso poi, da quando inizierà il campionato, vedremo di che pasta saranno fatte le ragazze, che sono sicuro faranno un grandissimo campionato, perché le ho viste lavorare con impegno, con dedizione. E veramente ho visto delle ragazze che sono, è proprio il caso di dire professioniste, ma non solo perché è passato professionismo, ma proprio perché con gli atteggiamenti, con la voglia di fare, con tutto, lo stanno dimostrando, l'hanno dimostrato giorno per giorno. In questo ritiro si è visto proprio questo, si è vista tanta voglia di lasciare la splendida stagione passata. Io l'ho notato perlomeno, poi magari mi sbaglio, ma l'idea che si è vista è di aver lasciato il meraviglioso campionato dello scorso anno alle spalle e pensare a questo campionato. E credo che il Como se la possa tranquillamente giocare per restare, per salvarsi e vivere un'altra stagione veramente nella massima serie. Se la può giocare, può veramente farcela. E niente, sono veramente dispiaciuto, lo dico proprio sinceramente, che siano partite perché stavo veramente bene, vedevo dei bei allenamenti. Ed è un clima che mi piace veramente tantissimo e
E ne approfitto per fare un po' di propaganda anche per loro, giustamente non ne hanno bisogno della mia propaganda perché hanno numeri ben più alti dei miei, però nel mio piccolo lo facciamo e ricordatevi che hanno aperto la campagna abbonamenti e le partite le giocheranno allo stadio Ferruccio di Seregno, che è un bellissimo impianto tra l'altro, quindi le partite casalinghe le giocheranno lì. Quindi se potete andate a vederli assolutamente. E vi assicuro che ne vale la pena. Vi assicuro che ne vale la pena. Non voglio fare nomi perché dire guardate questa giocatrice sarebbe una mancanza di rispetto di tutte le altre compagne, perché, però vi assicuro che il gruppo è solido e forte ed è un ottimo gruppo. E quindi mi raccomando, se volete abbonarvi sul sito del Como trovate tutto. Grazie ancora a tutto il Como, grazie per tutto quello che è stato fatto in questi 9 giorni. Grazie per la maglietta firmata. Vi ricordate che avevo detto che mi era arrivata la maglietta del Como? Le ragazze me l'hanno firmata tutte. E ho ricevuto anche una bandierina che con lo stemma della Serie A, anche molto carina. I pantaloncini del coach Antonio, veramente. Grazie veramente a tutti per essere stata veramente un'esperienza incredibile e lo dico proprio con dispiacere che questa avventura sia finita, ma come ho detto, come vi ho appena preannunciato, ci rivedremo a Seregno ovviamente per supportare questa squadra che è fatta da grandi persone e mi riferisco a tutti, dal presidente alle giocatrici, tutte grandi persone che meritano veramente il meglio, meritano di venire su, non su nel senso meritano di restare su in Serie A e meritano assolutamente di raggiungere tutti gli obiettivi che si possano prefissare perché è veramente una squadra, un gruppo fantastico. Io vi saluto, ma prima di salutarvi non staccate il video perché vi butto tutte le foto che ho fatto in questi 9 giorni. Sono tante, sono belle, c'è anche quella dell'amichevole col Cittadella, tutte le foto con le calciatrici, non fate gli stupidi e guardate questo video. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.